Presentazione del recreativo per la stagione 21-22, il recreativo neonata compagine genovese che prenderà parte al prossimo campionato di terza categoria. Siamo con Vito Ladisa, direttore eventi e pubbliche relazioni della Sampdoria Futsal. La prima domanda che ci sorge un po' spontanea, Vito, chiederti è: cosa ci fai qui alla presentazione del recreativo? Sì, certo, domanda giusta. Sono qui perché appunto io sono mi ritengo il primo tifoso del recreativo, e quindi tutto è nato di questo innamoramento che ho avuto con questo team. Sono dei ragazzi fantastici, mi hanno voluto inserire così all'interno di quelli che sono i propri aficionados, no? I propri tifosi della squadra, quindi io mi ritengo veramente il primo tifoso del recreativo, che assolutamente avrò il piacere di seguirli per tutto l'anno, assolutamente. E sono qui anche perché uno dei nostri sponsor, appunto l'azienda agricola Manuelina, fa parte anche degli sponsor del recreativo, così come la Bibendum Distribuzione Vini e così come la P&D Service. Siamo qui stasera a festeggiare questo inizio del campionato del recreativo. E c'è la presentazione della squadra, c'è la presentazione delle nuove maglie e quindi mi hanno voluto qui e io con grande piacere sono presente qui. Siamo qui all'interno dello Sporting Smeraldo qui a Borzoli, dove siamo ospitati per questa bellissima, bellissima cena che abbiamo organizzato, quindi sarà sicuramente una bellissima serata e soprattutto speriamo che il recreativo si sappia valere in campo. Ecco, hai avuto modo di conoscere i ragazzi, parlaci un pochino di questo gruppo che si è venuto a formare nel tempo. Ma guarda, tutto è nato dal loro mister, che io già conoscevo, Cristian Zamboni, e tutto è nato da un pranzo così informale che abbiamo fatto, che non ci vedevamo da tanto tempo, e abbiamo fatto questo pranzo qui, e di lì è nato l'amore, se si può dire. È nato l'amore perché lì abbiamo iniziato a parlare del recreativo, mi è piaciuto tantissimo il loro progetto e quindi quando avrò la possibilità per poterli seguire, sarà veramente un grande piacere per me seguirli durante il campionato, seguire appunto tutto quello che saranno i loro risultati e speriamo bene che si facciano valere in terza categoria. Tra le cose, appunto, questa terza categoria è un pochino anche rinnovata con tante nuove squadre, appunto il recreativo, ma non solo, quindi anche il livello sicuramente sarà molto più alto rispetto magari agli anni precedenti. Esatto, io ho già visto il girone, un bel girone, sarà sicuramente un bel campionato, sarà un girone tosto. Cito tra gli altri il Bavari, che fa parte dove gioca anche mio figlio Ivan, e quindi cito il Bavari perché sicuramente sarà una delle protagoniste e guidate da un mister che ho avuto anch'io quando ero al Bavari, che è Paolo Musetti, e quindi così. Poi ho visto anche le altre compagini, sono compagini di una certa importanza e veramente sarà un bel campionato quest'anno.